questa avventura per lei cosa, per quella partita, e dove spera che possa andare? Allora, questa avventura, come ho detto nella conferenza, è partita dalla ricercare dei nuovi entusiasmi, cose che non avevo provato prima, e sicuramente le ho trovate. Poi anche un po' dalla presunzione, sono convinto di fare delle cose fatte bene, fare un passo alla volta, ma di fare delle cose fatte bene e magari anche di trovare delle nuove opportunità per le squadre di calcio, perché io non, quello che non mi riesco a capacitare è che queste squadre di calcio che raccolgono tanto entusiasmo, tanta partecipazione, alla fine hanno bisogno sempre dei mecenate che ci mettono dei soldi, ma secondo me si possono trovare delle attività per far guadagnare le squadre di calcio, ma non per far guadagnare il presidente, per far guadagnare le squadre, da reinvestire nei giocatori, eccetera. Io sono convinto che quindi c'è un po' la presunzione di trovare delle nuove opportunità per le squadre di calcio. Una nuova managerialità e nuove anche, diciamo, attività, nuove invenzioni. Manageriale significa gestire bene la squadra, le persone, eccetera, e noi ce la metterò tutta. Io imparo in fretta, come ho detto, è vero. E vabbè, speriamo di fare così. Qualsiasi settore particolare, in qualsiasi settore ci sta le brave persone, le persone intelligenti, gli stupidi, i mascalzoni, i mascalzoncelli. A me sembra che nel calcio non sia molto differente che negli altri settori, anzi, si parla sempre perché c'è molta visibilità, quindi se qualcuno fa qualcosa che non va si sa, se ne parla, ma negli altri settori vi garantisco, nel settore delle costruzioni, avvengono cose molto peggiori. Con rischi molto maggiori. A questo punto lei ha detto che Mara è una città che piace molto, il suo futuro a Novara quale sarà? Ma a me un mese fa non conoscevo Novara, l'ho conosciuta e mi è piaciuta molto, perché veramente oggettivamente è una città molto carina, molto bella e secondo me anche vivibile. Io posso spostarmi a Novara, ci penso, sicuramente vivrò tanto del mio tempo qui a Novara, perché un'altra caratteristica, è una delle cose che mi ha fatto pensare prima di intraprendere questa avventura, è che io mi conosco e so che quando faccio una cosa mi ci dedico, anima e corpo, e quindi la mia vita cambierà, è che già cambiata. Perfetto, grazie. Grazie.